Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Questa terra è un dono per tutti noi, da usare come riteniamo opportuno per sostentare noi stessi e le nostre famiglie. Non lo dico io. È stato il Signore a offrirci il dominio sul mondo, ma per alcuni non era abbastanza. Volevano di più. Quando siamo rimasti a corto di carburante, hanno alzato i prezzi per consolidare il loro potere. Allora abbiamo pensato di costruire centrali idroelettriche, ma i loro amati salmoni erano più importanti del nostro riscaldamento. Abbiamo tagliato qualche albero per costruire le nostre case, ma il nido di un gufo era più prezioso dell'intera industria del legno. Ma ora, dopo la fuga dei federali, il classico uomo medio è scomparso. E nessuno può più impedirci di prendere quello che è nostro di diritto. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Sai cosa, Coop? Ora il prezzo del carburante è sceso, e di molto. Il problema è che devi trovartelo da solo. E purtroppo ci sono parecchi bastardi che vogliono accaparrarsi quello che è nostro di diritto. So già come usarti. Mm.
A terra. Ok. Ok. Sì, grande. Ancora una taglia.
Niente va sprecato. Ehi, Boozer, ho portato della carne, forse basta per qualche giorno. Ehi, Dick, grazie, amico. Ma non ho molta fame ora. La conservo sotto sale.
Oh, che bella combricola di stupratori, ladri e assassini. Come mai qui? No? State cercando bersagli facili? Forza, entra! Niente male. L'ultimo. Chiudo gli occhi solo per un momento.
vista. Sistemato. Benzina.
sono quasi a secco. Cazzo. Yeah.
bastano mai.
Sì, grazie.
potrebbe tornare utile. Perché proprio ora? Thank you.
Ok. Potrebbero servirmi. Dick, come va? Ti ho preparato una sorpresa. Se vuoi passare. No, Boozer grande, sì, non chiedevo di meglio. Passo e chiudo.
Ah, carne. Corrente saltata, ovvio.
Servono sempre. Carburante.
Giusto, devo finire di bruciare questi nidi. Sistemato. Devo ricordarmi di tornare. Ci sono ancora nidi. Ok.
Sto avvicinando, sento l'odore. Ah!
Ok, infatti. Maledetti nidi furiosi. La zona dovrebbe essere più sicura. Yeah.
avanti. Sarà utile. Qualcuno mi aiuti! Non voglio morire! Andrà tutto bene. Morirai se resti qui. Ma conosco un campo sicuro. Un campo? Dove? Dov'è? Dimmelo. Ci vado. Va verso il Three Finger Jack. Trova Salome Hot Springs e parla con Alkai Turner. Ti aiuterà. Ero spacciato per la miseria. Grazie di cuore. Grazie di cuore. Davvero. Grazie. 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 Fai questo nome, Deacon. Mi conoscono. Tieni la testa bassa e corri.
Sì.
Finalmente, cazzo. Servirmi. Finalmente. Interessante. Ehi, fatemi entrare. Tutto in ordine. Puoi aprire. Ah, come andiamo? Ehi, vedo che le orecchie non come va là fuori? Qualche novità? Solo uno. Uno? Sul serio? Non hai altro? La parola taglie è plurale. Non ho altro oggi. Tanto lavoro per un solo orecchio. Ok.
Torna presto. Ci si vede, Mercer. Tutto. Sì. Dick, conosci un randagio con la faccia piena di cicatrici? Ha una chiave smontagomme, si fa chiamare Limbo. Mai visto. È venuto al campo ieri per consegnare le sue taglie. Ha bevuto qualche bicchiere ed è ripartito stamattina presto. Tac, il capo della sicurezza qui è Arkay, quindi dillo a lui. Ha pestato a morte un uomo e una donna. Li ha uccisi, Bowman e Hewitt. Lei era irriconoscibile, aveva la faccia fracassata. Hewitt, Maria, giusto? Merda. Quello stronzo, Limbo, è uno del posto? Arkay dice che vive su una vecchia torre della forestale, sul pendio est del Three Finger Jack. D'accordo, so dov'è. Me la sbrigo io, dai. È quello che speravo. Allora, come va? Qui non mi lasciano andare. Perché vuoi andartene qui, se sei sicuro? Devo lavorare. Ok. Ok. Okay. Di cosa hai bisogno? Ti servono scorte e armi. Torna al lavoro. Forza, mettiti al lavoro. Serve qualcos'altro? Ottima scelta. Ok, come nuovo. Sì, posso potenziarlo. Posso procurarti altro? Guadagnati il pane. Vuoi mangiare o no?
Qualcuno non sta facendo la sua parte, a quanto pare. Ok, certo. Faccio due passi. Torno subito. Cerchi qualcosa di preciso? Potente e precisa. Ti piacerà. Passa da me se ti serve altro. A dopo. Come andiamo? Ah, vorrei dare un'occhiata. Il carburante sta finendo. Ci si vede? Quella moto va sistemata. Va bene. Alla prossima. Torna al tuo lavoro. Ehi, come torna andiamo? Al lavoro. Ho tutto quello che ti serve. Presto! Non ho fatto nulla. Ok, ne ho abbastanza. Ci vediamo. Ehi, non farti notare, andrà tutto bene.